Lasciate una domanda per il Fuck You Time nei commenti. Ciao. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi finalmente direi dopo parecchio tempo vi porto di nuovo un episodio del Fuck You Time che mancava dal 9 giugno se non sbaglio. Il tempo è passato, sono passati quasi 2 mesi, quindi era quasi obbligatorio per me portarvi un nuovo episodio, rispondere un po' alle vostre domande. Prima di iniziare ragazzi però ci tengo a salutare una persona, Elena De Giuli, a cui mando un bacio e a cui mostro questo bellissimo cappello che è il suo. Quindi signori, ne approfitto anche per dirvi che chi vuole essere salutato da me all'inizio di ogni Fuck You Time me lo scriva nei commenti, in modo che io all'inizio di ogni episodio delle Fuck saluterò qualcuno. Non per forza una persona sola, potrò anche salutare più persone, non chiaramente tutte nello stesso, perché se in 3000 mi scrivete salutami è un po' difficile. Facciamo un episodio solamente sui saluti. Direi comunque di non perderci in chiacchiere, signori, e quindi iniziamo subito con la prima domanda. Me la fa Danizco, saluto anche lui, mi chiede: come iniziare a fare video su YouTube? Come ben sapete, più o meno 3-4 giorni fa ho pubblicato il video dei 3000 iscritti, nel quale spiegavo un po' quali sono i miei pensieri su come iniziare a fare video sugli YouTubers e su YouTube in generale. Probabilmente la mia risposta vi spiazzerà un pochino, perché non mi sento di dare particolari consigli. Mi sono già esposto molto in quel video e oggi mi sento di dire semplicemente che se tu, Danisco, se tu, qualsiasi persona, vuoi iniziare a fare video su YouTube, fallo e basta, perché deve esserci la passione, devi avere tu la voglia di fare video. All'inizio magari ci saranno delle difficoltà, però a lungo andare ragazzi le cose migliorano. Poi se ci tenete veramente a quello che fate, se credete veramente in YouTube, anche se dopo un anno state ancora a 10 iscritti, oddio, magari così è un po' clamorosa, però diciamo che il concetto l'avete capito, non mollate davanti alla prima difficoltà, come invece ho visto fare a qualcuno. Quindi ragazzi, se c'è passione fatelo. Come sapete, per tutto il primo anno io ho utilizzato un iPad per filmare lo schermo, quindi è chiaro che se partite dall'inizio con una qualità comunque eccellente o comunque già buona, siete a un buon punto. Però anche partire da zero non è impossibile, basta che ci sia la passione, la costanza e la voglia di fare. Jab o Yab, non so come si pronunci, mi scusi signore, mi chiede: giochi in qualche squadra di calcio? Cioè non è un'esclamazione, giochi in qualche squadra di calcio? Allora la risposta è no, la risposta è giocavo all'imperfetto, perché come alcuni di voi sanno io ho avuto un incidente nel 2012. Fino a quel momento giocavo a calcio a livello agonistico, ho fatto un anno di calcetto e poi ho cominciato a giocare proprio a calcio, prima calcio 8 giustamente per l'età e poi a calcio 11, e però poi quell'anno ho avuto l'incidente, è stata una cosa abbastanza grave, quindi ovviamente i medici mi hanno in primis sconsigliato di toccare un pallone proprio, cioè io non potevo più giocare a pallone, però come avrete visto anche dai video lo faccio ancora, perché non ascoltate mai i medici ragazzi. Però a parte gli scherzi, a livello agonistico mi è stato sconsigliato e quindi non l'ho ascoltati, nel senso che a livello agonistico non ci ho più riprovato, gioco con gli amici, quindi no, non gioco comunque in qualche squadra di calcio al momento. Questa domanda ragazzi è un po' vecchia, però è tanto appunto che non registro il Fuck You Time, quindi volevo rispondere lo stesso. Roberto Ferrero mi chiede: Fuck, cosa pensi che sia mancato alla Juventus quest'anno per vincere la Champions? Chiaramente ormai è l'anno scorso, però come ho detto questa domanda è abbastanza vecchiotta. Allora, io dico nulla, alla Juventus nulla. Il problema è che c'era il Barcellona dall'altra parte. La Juve a me è piaciuta anche in finale, se devo essere sincero, perché ha fatto la sua partita, però dall'altra parte ragazzi c'erano dei marziani. Cioè era impossibile, probabilmente almeno in quella serata, battere il Barcellona. Perché poi sullo 0-0 la Juve era partita aggressiva, sull'1-1 ha avuto delle palle gol per vincere. Non lo so, perché è stata una partita strana che fino al gol di Suarez secondo me poteva essere in bilico. Poi la Juve non ne ha avuto più proprio dal punto di vista delle energie. Siamo arrivati alla quarta domanda. Ciccio SPQR CPC mi fa due domande in una. La prima è stato un po' il tormentone del finale di stagione scorso e anche attuale, diciamo.
Chi ti piacerebbe vedere sulla panchina della Roma al posto di Garcia? Io rispondo nessuno, perché a me va benissimo Garcia, ragazzi, perché altrimenti se ogni anno dobbiamo ricominciare con un allenatore diverso non si va proprio da nessuna parte. A me Garcia piace, mi è piaciuto tanto il primo anno, ha fatto anche lui degli errori, per carità, soprattutto per mancanza di umiltà, ci tengo a dire, all'inizio della seconda stagione. La seconda parte della domanda invece, ragazzi, è un po' più interessante, si cambia discorso. La domanda è: tette o culo? Allora, ragazzi, questa è una bella domanda. Quest'immagine spiega tutto. Stefano 2004 mi chiede: secondo te il Napoli, per rinforzarsi in difesa, che giocatore dovrebbe acquistare? Rispondi, sei un grande. Allora, questa è un'altra domanda vecchia alla quale rispondo proprio perché lui mi aveva pregato di rispondere. Però in realtà la risposta non la so neanch'io. Scherzi a parte, ragazzi, un mio pensiero ce l'ho, perché se c'è una cosa che ha impedito al Napoli negli ultimi anni di fare quel salto di qualità è stato proprio il pacchetto difensivo. E quindi secondo me non è che tu prendi un giocatore e ti risolve la situazione, secondo me va proprio analizzata tutta la difesa e va fatto 2 più 2, perché se in questi anni non sei riuscito a sfondare a livello internazionale, anche in Serie A, perché partivi per vincere il campionato e poi ti ritrovavi a combatterti con la Lazio nel passato più recente la qualificazione in Champions League, due domande andavano fatte. Quindi secondo me è proprio tutto il pacchetto difensivo che non va bene. Adesso non ho seguito molto il mercato del Napoli, so che, se non sbaglio, ditemi se sbaglio, so che hanno preso Astori dalla Roma, no, quello era andato alla Fiorentina. Qualcuno hanno preso in difesa e quindi vedremo. Adesso non so, non ho presente la difesa del Napoli al momento, però spero che il mio pensiero sia arrivato dall'altra parte. Altra domanda abbastanza interessante, ragazzi. Francesco Bricchi mi chiede: quale sarà la squadra che sarà rivelazione e chi non farà bene? Allora, fondamentalmente avete capito, cioè quale squadra sarà la rivelazione del campionato e chi invece farà meno bene. Io mi aspetto molto dall'Inter, perché come avevo già detto nella live che avevo fatto con Zlatan e gli altri sul suo canale, l'Inter ha speso molto, si è rifatta per carità la squadra ed è una bella squadra, però quei stessi giocatori si potevano prendere a prezzi inferiori. Tuttavia io penso che l'Inter possa fare molto bene in questo campionato, perché comunque ha i mezzi, l'ultimo arrivo, ovvero Jovetic, secondo me ha dato quel tocco di qualità maggiore in avanti. Sono rimasto un po' perplesso dalla cessione di Kovacic. Secondo me, lo dico adesso e probabilmente mi verrà rinfacciata questa cosa, o comunque verrò smentito alla fine, anche perché è una cosa che pensavo anche l'anno scorso, ma quest'anno lo dico. Allora, secondo me farà male per quelli che sono i suoi obiettivi la Juventus. La Juve oggettivamente ha perso i tre giocatori chiave, che sono Pirlo, Tevez e Vidal, per motivi differenti, ma alla fine tutti di calciomercato, e comunque la cosa più importante è che li ha persi. Adesso si stanno rompendo un po' tutti, mi sembra molto il secondo Milan di Allegri. Insomma, adesso non so, perché stasera la Juve giocherà contro l'Udinese, quindi quando vedete questo video la partita ci sarà già stata e quindi probabilmente la Juve avrà vinto 7-0. Nilsson prova ad andare via, poi la palla è all'indietro per Koné, che la mette forte e tesa subito, Siri! Ancora Ciccio SPQR che mi chiede: Fede, cosa ne pensi della nuova Roma? E a parte Zeko, qual è stato l'acquisto che ti è più piaciuto? Salà, ragazzi, forse anche di più, sono sincero. Tony Ruggeri mi chiede, che poi non è una domanda: sai qual è il colmo per una puttana svedese? Stoccolma. Cioè no, te prego, questa no. Oh, questa invece è una bellissima domanda, ragazzi, e chiudiamo con questa. Sergio Milano mi chiede: quale sarebbe il luogo dove vorresti vivere? Questa è una bellissima domanda, il mio cane si sta mangiando il nulla. Però comunque questa è una bellissima domanda, ragazzi. Allora, quale sarebbe il luogo dove vorresti vivere? Io non sono uno a cui piace molto il relax, cioè mi piace, però vivere in un posto di relax, magari vi potrei rispondere alle Hawaii o in un'isola deserta, no, non è così. A me piace comunque il contatto con gli altri, stare in mezzo alla gente, quindi dico Los Angeles perché non ci sono mai stato, quindi intanto mi piacerebbe andarci. E poi, ragazzi, a chi cazzo non piacerebbe vivere a Los Angeles? Dai, diciamocelo. Queste comunque erano le domande di oggi, anche per il momento.
Chiudiamo qui con questo episodio del Fuck You Time. Spero di portarvi il prossimo, non troppo tardi, ragazzi, però dipende anche dalle vostre domande. Quindi vi invito intanto a lasciare una domanda uno per uno, cioè non vuol dire che mi dovete lasciare una domanda. Uno di voi lascia una domanda, poi arriva l'altro, lascia la domanda. Quindi lasciatemi delle domande per il prossimo episodio. Vi ricordo, come vi ho detto all'inizio, di scrivermi nei commenti, oltre a una domanda, se volete essere salutati nel prossimo video. Inoltre, se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate in descrizione per tutti i link. Noi ci vediamo con i prossimi video. Bella!